partiamo con i nostri formaggetti vegetali che so che restate aspettando in tanti, ma questa volta c'è l'ingrediente speciale perché ho voluto provare gli aromi, quindi volevo proprio fare un formaggetto super professionale come quelli che di solito compriamo online, e quindi ho fatto un giretto online per vedere quale azienda proponesse degli aromi e ho trovato questa che si chiama Flavor Art. Li ho contattati e mi hanno fatto scegliere, sono stati gentilissimi, 5 aromi. Allora, ho preso, ovviamente in questo ne vedrete uno, man mano che tirerò fuori tutti gli altri video, anche ovviamente gli altri aromi. Allora, ho preso mozzarella all'originale, che sicuramente starete anche curiosando in questa maniera per tutti gli altri video che verranno dopo. Allora, mozzarella, poi ho preso la gorgonzola e il parmigiano, difatti in questo video vedrete proprio il parmigiano, cioè l'utilizzo dell'aroma per il parmigiano, che va bene non solo per questa preparazione, quindi per questa sorta di cacciottina, ma va bene anche per lo stracchino, va bene per i 2 grattugiati che ho fatto, simil parmigiano e pecorino, carinissime anche quelle ricette, a breve arriveranno tutte. E poi ho preso 2 particolari perché volevo proprio fare 2 esperimenti pazzeschi. Allora, uno è pollo, che ho preso? Pollo bollito? No, pollo arrosto, perché hanno pure quello bollito, hanno veramente un sacco di aromi. E poi ho preso l'uovo, che non vedo l'ora ragazzi di tirar fuori quella ricettina che mi sono messa in testa, la devo fare per forza e la farò sicuramente. E allora, niente ragazzi, io quindi vi lascio al video con la mia ricettina per realizzare una bellissima e buonissima e profumatissima caciotta fatta in casa. E niente, un bacione e noi come al solito ci vediamo alla prossima, ciao! Finalmente con la mia super caciottina stagionata. Allora, gli ingredienti come al solito sono semplicissimi e basta frullare gli anacardi con le mandorle che ho lasciato precedentemente in ammollo qualche oretta e il sale. Ok, frulliamo e ci aiutiamo con un goccino d'acqua se necessario. L'obiettivo ovviamente è raggiungere una sorta di crema granulosa così come state vedendo, e questo è il momento perfetto per aggiungere questo delizioso aroma. Io ho messo circa una decina di goccine, ma voi regolate pure la quantità in base ai vostri gusti ovviamente, più ne aggiungete e più profumerà di formaggio. Ok, la crema deve risultare ben saporita, quindi assaggiatela e se necessario aggiungete anche altro sale, altrimenti mettete tutto all'interno della forma di silicone così come state vedendo e poi schiaffate il tutto in microonde. E guardate quanto è bella questa super caciottina, io l'ho fatta anche asciugare nel forno qualche minuto, soprattutto per asciugare la parte esterna, diciamo così la buccia. Viene fuori infatti una caciottina saporitissima con una crosticina esterna e più morbida internamente, poi super profumata. Infatti questi aromi sono secondo me perfetti per ottenere dei formaggetti ancora più simili a quelli tradizionali e super professionali rispetto a quelli che acquistiamo online. Ok, allora questi sono altri 2 prodotti che volevo farvi conoscere, sono le piadine che ho ricevuto da testare dal sito iVegan, sono le piadine perfette da farcire con il mio formaggetto, e la mia preferita è quella con le zucchine grigliate, il formaggio, qualche fetta sottile di pera, immancabile il timo, ormai lo sapete ragazzi, il timo fresco, e il succo d'agave, ovviamente anche olio, sale e pepe. E l'altra invece ve la propongo con la rucola, pomodorini secchi, formaggetto e basilico. E niente ragazzi, io spero tanto che questa idea della mia super caciottina professionale e deliziosa vi sia piaciuta, spero che la farete, e io nel frattempo vi mando un bacio grande grande e come al solito ci vediamo alla prossima, ciao!